questo si diceva alle comunità di vista, e si può giocare al risotto. E la legge che vi sta in Italia, eccolo. E faccio un invito a salire, anche consigliate Carlo. Città dell'Auto e Miss Mondo Italia, prima selezione Piemonte. Qui con noi Novella Varzi, direttore area Nord-Ovest, un connubio originale questo tra auto e Miss. Ma noi tutte le volte che sentiamo nominare prima volta eccellenza siamo sempre contenti di esserci, perché il marchio che io rappresento è un'eccellenza. Sta lanciando tantissimi modelli nuovi, qui vicino abbiamo la Lancia Y per esempio è sempre stata associata alla moda, quindi questo evento si sposa perfettamente con il mondo Lancia per esempio. Sono molto felice di vedere, di scoprire un direttore donna, ti faccio i miei complimenti e anche questa è una scelta originale. Sì, diciamo che nel mondo dell'automotive essere donna certe volte sono un po' strano, però l'azienda mi ha dato questo ruolo, io sono contenta e penso che come ragazza posso sempre dare qualcosa in più. E poi sono contenta di essere qui da Spazio oggi, perché per noi la concessionaria rappresenta davvero un'eccellenza su Torino, ha tutti i nostri marchi, ha una clientela veramente affezionata, quindi sono contenta della serata e di quello che vedremo questa sera. Ed eccoci con Riccardo Pellegrini, da qualche anno presentatore e direttore artistico di Miss Mondo Italia Area Nord-Ovest. È un personaggio eclettico del teatro e della musica. Qual è la particolarità del tuo modo di condurre? Ah beh, parlare di se stessi non è mai cosa semplice. Diciamo che, come hai detto giustamente tu, in base a quelle che sono un po' le mie peculiarità artistiche che ho acquisito nel corso degli anni, quindi da una parte teatralità, dall'altra parte musicalità, quando 4 anni addietro mi diedero in mano la conduzione e direzione artistica del Nord-Ovest Italia di Miss Mondo, ho tentato, credo di esserci riuscito, di portare anche la parte spettacolare. Certo è, Miss Mondo è il più importante concorso di bellezza planetario, per me è sempre un piacere straordinario condurre questo concorso. E ho messo dentro anche la parte spettacolare, senza ovviamente aver messo indietro la parte della bellezza delle Miss, anzi sono loro le indiscusse protagoniste, ma oltre a loro ci sono dei momenti di spettacolo con musica, con cabaret, di teatro, di coreografie, di ballo, uno showtime, ecco, usiamo un termine attuale, uno showtime. Marco Zavagno, da qualche anno patron di Miss Mondo Italia per la Liguria, approda in Piemonte, emozioni, impressioni di questa prima selezione? Emozioni sempre, come in ogni avventura nuova che si intraprende. Diciamo che non sono proprio nuovo al Piemonte, perché ho collaborato con chi mi ha preceduto molto bene, Claudio Azzolini, l'ho aiutato ed ero sponsor della manifestazione fino a 2 anni fa
e poi ho preso in mano la Liguria. Ora il Piemonte lui ha dovuto lasciare per altri impegni e quindi abbiamo deciso insieme a Riccardo, il mio partner artistico, e a mia moglie Barbara, di intraprendere e di portare avanti anche il progetto in Piemonte. Però l'emozione sì, è sempre tanta. Le nostre serate non sono serate di semplice selezione, nel senso che noi improntiamo molto sullo spettacolo. Chi ha avuto la modo di vedere già le nostre serate dice che hanno un'impronta un po' televisiva, nel senso che creiamo proprio un filo logico tra l'uscita delle ragazze, il momento di spettacolo con artisti che possono essere cantanti, illusionisti come avremo questa sera, e cabarettisti, proprio per intrattenere il pubblico. Il pubblico quando si alza deve dire è già finito e non ma quando finisce. Noi vogliamo questo dal nostro pubblico e da chi viene, giustamente, anche parenti, amici, fidanzati delle ragazze che le vengono a vedere. Quindi vogliamo dare risalto alla bellezza, allo spettacolo e a un momento che vedrete durante la serata in ambito sociale, comunque il nostro flash mob contro il femminicidio. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. Questo non è amore, allora cos'è? Se sono solo parole, allora perché? L'albero 14, Martina Scollo. Martina Scollo. Martina Scollo, Miss CRP Radio. 8, Nicola Roccaro. Nicola Roccaro, premiata da Alessandro Costa a presentare Miss CRP Televisione. Ora naturalmente a premiare Miss Urban Art, l'amico Domenico. Domenico. Urban Art. Domenico premierà la numero 2, Giada Sanpò. Giada Sanpò, Miss Urban Art. Oggi ci chiamano Urban Art, per dirla all'inglese però. Ora premiare Mister Luigi Benigni Messicani, visto che l'amico Peter Guideri non può essere qui, chiamerei Gianluigi Pilisi. Gianluigi Pilisi, nostro amico attore di Genova, esperto in fasciature, nel pronto soccorso di Genova Voltri, ha fatto una lunga gavetta in merito. La numero 7, Elisa Listro. Elisa Listro, Miss Federico Grillini. E adesso siamo alla Miss della location che ci ospita, quindi Miss Spazio. Spazio, quindi chiamerei Novella Lazzi a premiare. Novella a rappresentare questo spazio. Buonasera Novella, come stai? Sei Alessia Govoni. Alessia Govoni, Miss Spazio. E ora entriamo nelle prime tre. Quindi le Miss, la terza e la seconda andranno direttamente in semifinale regionale che si terrà a maggio, e la prima classificata invece in finale regionale che si terrà anch'essa a maggio. Perfetto. La terza classificata di questa sera te la mandiamo in senso buono, spediamo direttamente in semifinale regionale. Ma sempre in senso buono, eh? Vabbè. Chi sarà? La numero 13, Erika Bruna. Erika Bruna, terza classificata. Presidente Simone Scarifato, gentilmente grazie. E quella di accetto con il premio annesso. Presidente Stefano Strano premierà la seconda classificata. Per un po' chi è? Sono curioso come una faina. Addirittura, lei. L'avessi detto tu? Lei. Ma. Lei. Io sono l'unico premiatore microfonato, eh.
No, visto che stasera abbiamo un presentatore di un programma sportivo, diciamo che la numero 2 lo vince quella che una volta era chiamata l'ala sinistra, e quindi la numero 11, Federica Seglie. Nota giocatrice di calcio, Federica Seglie. Brava, brava. Complimenti, Federica. Non sapevo giocasse a calcio, non era scritto. Sì. Avrete notato che il mio amico Luca Patron Marco Zavagno si è allontanato da me, perché è andato a prendere la fascia, essendo lui il boss, premia la numero uno. Vince la prima selezione 2016 di Miss Mondo Piemonte la numero 5, Martina Chiesura. Martina Chiesura, numero 1, lei giunge direttamente alla finale Regione Piemonte 2016. Complimenti, complimenti. Eccoli, il boss che fa lo splendido lavoro. Bene, pare che non si sia fatto.